La musica di Teo Teardo, la sigla di Refresh. Buona domenica da Lorenzo Scoles, ben ritrovati su Radio 2. Le prossime due ore, i prossimi 120 minuti li trascorreremo insieme all'insegna della freschezza, di tutto quello che c'è di fresco e di nuovo da raccontare. Per esempio il fenomeno del glitch, che dà anche il nome ad una esposizione molto particolare che si tiene al PAC di Milano fino al 6 gennaio. Ne parleremo con il curatore e anche con degli artisti coinvolti per scoprire cosa sia questa strana interferenza che rende belle le cose, o meglio, di cui si è scoperta recentemente la bellezza o quanto possa essere interessante. Andremo poi invece a conversare con Arturo Stalteri, che ci verrà a trovare in studio per parlare di questo suo disco In sete altere, con cui, scusate per l'apertura vocale che in realtà era sbagliata, In sete altere, qui va aperta quella E, ovvero un disco in cui il pianoforte di Arturo Stalteri ripercorre le note di Franco Battiato, per poi invece volare verso la matematica di Pier Giorgio Di Freddi, che ci racconterà i segreti numerici del suo ultimo libro. E poi invece andremo al cinema a scoprire pregi e difetti dell'ultimo film di Woody Allen, fino ad approdare invece all'ultima impresa di Giorgio Mammoliti, un giornalista che si è presentato davanti al suo interlocutore con i Google Glasses per darci una prospettiva completamente diversa rispetto alle interviste tradizionali e al giornalismo per come l'avevamo conosciuto fino ad ora. Cambierà? Certo che cambierà. Tutto cambia e meno male. Refresh! Blasco nazionale, Vasco Rossi, come vorrei e come avrebbe voluto Arturo Stalteri incontrare non soltanto la musica ma anche la persona di Franco Battiato, e allora l'ha fatto. Innanzitutto ce l'abbiamo qui a Refresh, ciao Arturo. Buonasera a tutti, ciao. Ma poi in realtà ha realizzato anche un disco che si chiama In sete altere, e questo titolo va naturalmente raccontato, per dare un bel refresh, per andare a riprendere le melodie di Franco Battiato ed elaborarle tanto con il suo pianoforte quanto naturalmente con la post-produzione, che ha reso talmente interessanti queste elaborazioni che lo stesso maestro Battiato alla fine ha detto: Arturo, scusa, ma posso prendere qualche spunto anche da quello che hai fatto? Perché poi in realtà è quasi come aveste firmato insieme alcune rielaborazioni fra quelle che appunto hai messo in questo tuo disco, Arturo. Infatti è vero, lui stesso mi ha proposto di rifirmare Cento di cavità permanente, ovviamente con un titolo leggermente differente, The Instrumental, oppure Meccanica, che è uno dei suoi primissimi pezzi, è diventato Meccanica 2, perché dice: hai messo talmente del tuo che mi sembra onesto che lo rifirmassimo insieme. Atto di grande onestà, diciamo, intellettuale e artistica, da una persona effettivamente di grande generosità e di grande capacità sperimentativa, perché lui veramente negli ultimi 40 anni ha tenuto banco con un'incredibile ricerca che lo ha condotto tanto a farsi conoscere come re del pop per certi versi, certo, ma anche con sperimentazioni veramente molto profonde. Assolutamente. Ti sei misurato con una materia molto eterogenea, cosa hai scelto? Infatti il problema era proprio quello, io volevo infatti trattare soprattutto il suo periodo iniziale, quello che va dal 70 fino all'era del Cinghiale Bianco, quando lui ha diciamo tradito secondo alcuni la musica sperimentale ma non lo ha mai fatto realmente, no, perché certo, anche nelle canzoni c'è una ricerca notevole. E poi ho visto che è talmente sterminata e bella la sua produzione che ho voluto catturare qualcosa anche dagli ultimi dischi, arrivando fino a Apriti Sesamo, che è l'ultimo disco come Franco Battiato che lui ha realizzato. E lì anche c'è molto da scoprire, ci sono dei pezzi che sono realmente musica classica. Il tuo strumento è il pianoforte, Arturo. Come si fa a coniugare la ricchezza dell'arrangiamento e della ricerca sonora di Franco Battiato con uno strumento che ha soltanto dei tasti bianchi e neri? E questo infatti è un problema che mi sono posto. Da un punto di vista devo dire che ho scelto i pezzi che hanno una sapienza armonica e melodica che reggono anche solo con un pianoforte. D'altro canto ho usato anche in alcuni pezzi più di un pianoforte, fino ad arrivare a 8 pianoforti, come esempio in qualcosa che tra poco forse ascolteremo. Altro che fra poco, ormai sono nanosecondi quelli che ci separano invece da una delle tracce del tuo In sete altere, ed è Propiedad Prohibida, appunto, Franco Battiato risuonato, reinterpretato, riascoltato e naturalmente riproposto da Arturo Stalteri. Thank you.
Quarta traccia di In sete altere di Arturo Stalteri, questa Propiedad Prohibida che va a riprendere appunto una strofa di un testo di Battiato e naturalmente la sua melodia per una rielaborazione di Arturo Stalteri. È una strofa, appunto è una sì, parte. È un groove tipicamente minimalista che poi tra l'altro è stato usato e credo sia ancora la sigla del TG2 Dossier, la versione originale di Franco Battiato che è del 75, dai tempi di Click. Senti, In sete altere in realtà è una citazione letteraria, qui entrano tante cose, tanti giochi di riferimenti. E io non ci avevo fatto caso, intanto sì, è una parte di un testo, di un pezzo che è La porta dello spavento supremo che ho inserito nel disco, ma in realtà è anche, ci sono tutte le lettere del mio cognome più tre. Questo me l'ha fatto notare Pino Zingarelli che ha curato il suono e mi ha detto, è per questo che l'hai chiamato così, dico no, veramente non ci avevo proprio pensato. Io avevo immediatamente colto un'assonanza e pensavo ci avessi giocato, invece per poi scoprire che le sorprese arrivano anche agli autori stessi. Assolutamente. Qual è la cosa che più ti ha sorpreso? Tanto del risultato che sei riuscito ad ottenere con il pianoforte e con l'elaborazione di questi suoni, quanto della fonte stessa della materia con cui avevi a che fare, cioè la musica di Franco Battiato? Ecco, io pensavo che avrei avuto dei problemi nella scissione fra i due campi di Battiato, il campo della canzone d'autore tra virgolette e il campo sperimentale. Mi sono accorto che poi prendendo il materiale e cominciando a scomporre le varie parti che anche lui mette nelle canzoni, che sono ricchissime di melodie che si intrecciano e che lui a volte però mista molto sommerse, il lavoro era praticamente uguale. Comunque si sentiva che è un cammino che ha una sua logica, non c'è nessuna cesura fra il passato e il presente. Lo strumento che utilizzi in realtà lo hai anche manipolato grazie a quanto di più distante c'è dall'analogico o comunque dalla meccanica di uno strumento come il pianoforte, quindi hai veramente fuso il suono per come un pianoforte lo può emettere, ma anche con tutta l'elaborazione che invece una strumentazione elettronica consente di realizzare. Verissimo, c'è un pianoforte di base classico proprio per eccellenza, un Fazioli tre quarti che permette tantissimo, e poi tanti pianoforti sotterranei che sono stati allungati, accorciati, rovesciati, amplificati, insomma si è creata una sonorità, credo, spero, abbastanza inedita. Anzi, Franco Battiato ritorna quindi anche con le melodie sepolte dalla storia, o perlomeno che ne erano rimaste appannaggio di coloro che considerano Franco Battiato soltanto nell'epoca della sua sperimentazione, più vicina alla musica contemporanea colta, per così dire, e invece andando a scoprire che, come ci diceva Arturo Stalteri, tanto quello della canzone quanto quello della composizione è un Franco Battiato tutto da scoprire, e lo si può fare con questo bellissimo disco, Arturo Stalteri, In sete altere. Grazie Arturo! Grazie a voi, buon proseguimento! Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Da Lorenzo Scoles un buon fine settimana, quel che resta della domenica, e appuntamento alla settimana prossima. Ciao! Refresh.